Salve a tutti, questa è una lezione bonus non compresa nel manuale. Vi parlerò di come si realizzano sulla tastiera gli accordi più importanti. Al giorno d'oggi gli accordi interessano tutti coloro che suonano, perché si possono usare facilmente per accompagnare le canzoni. L'armonia tonale che ci permette di realizzarli è fondata sulla sovrapposizione di terze e risale al 1500 con le teorie di Zarlino e Glareano. Nella pratica troveremo gli accordi scritti a partire dal 1600 con il basso continuo. Iniziamo parlando di semitoni. Il semitono è la distanza più breve fra due tasti, ad esempio. In mezzo non c'è il tasto nero e questo è un semitono, la distanza più breve. Lo stesso questo, fra Fa diesis e Sol non c'è nessun tasto in mezzo e questo è un semitono. Gli accordi di tre suoni sono costruiti con primo grado, terzo e quinto grado, però le distanze sono diverse per il numero dei semitoni. Primo grado, terzo e quinto grado. Ad esempio, l'accordo maggiore prevede quattro semitoni fra primo e terzo grado, quindi un semitono, due semitoni, tre semitoni, quattro semitoni, quindi fra primo e terzo grado abbiamo quattro semitoni. Mentre fra terzo e quinto grado ne abbiamo tre. Uno, due, tre. Qui abbiamo tre semitoni compresi fra questi due tasti. Quindi, mettendo insieme queste tre note, abbiamo un accordo maggiore. I quattro semitoni fra primo e terzo grado danno origine a una terza maggiore. Ecco perché l'accordo si chiama maggiore. Se al contrario l'accordo è costruito con tre semitoni fra primo e terzo grado e quattro semitoni fra terzo e quinto grado, avremo l'accordo minore. Quindi abbiamo 1, 2, 3 semitoni fra primo e terzo grado, 1, 2, 3, 4 semitoni fra terzo e quinto grado. Questo è un accordo minore. Questo è maggiore. Questo è minore. In pratica abbiamo la terza iniziale, l'intervallo di terza, maggiore per l'accordo maggiore e minore per l'accordo minore. Naturalmente posso costruire accordi simili a partire da qualunque tasto, ad esempio dal Fa diesis, che è questo. 1, 2, 3, 4 semitoni e abbiamo la terza maggiore. 1, 2, 3 semitoni e abbiamo l'accordo di Fa diesis maggiore. Se invece abbasso la terza di un semitono, cioè fra primo e terzo grado, ho tre semitoni, fermo restando che la quinta rimane quella, l'accordo sarà Fa diesis minore. Allora, ricapitoliamo. Questo è un Do maggiore, questo è un Do minore, questo è un Fa diesis maggiore e questo è un Fa diesis minore. Il prossimo accordo che vedremo è la settima. Si ottiene sovrapponendo un quarto suono agli accordi precedenti. Prendiamo il Do maggiore. La distanza fra quinto grado e il nuovo suono sarà di tre semitoni, 1, 2, 3, per l'accordo di settima minore, che di solito è il più usato. Si indica con 7. Se invece la distanza fra quinto grado e il nuovo suono è di 4 semitoni, 1, 2, 3, 4,
avremo la settima maggiore. Questo si indica con 7 più. Ricapitolando, l'accordo si forma con primo, terzo e quinto grado, può essere maggiore o minore, ed è indicato con il nome della nota principale, quella di base, eventualmente con più per il maggiore o con meno per il minore. D'accordo di settima si forma aggiungendo il settimo grado a distanza di 3 o 4 semitoni e avrà il nome di settima con 3 semitoni e di settima più oppure settima maggiore con 4 semitoni. La cosa più importante da ricordare è la seguente: dato un suono, i gradi su cui costruire l'accordo sono il numero 1, cioè la nota originaria, la terza, quinta e settima. Questa è una settima maggiore, questa è una settima minore, questo è un accordo di Do minore settima. Prossimamente ritorneremo a parlare di questo argomento trattando i rivolti e altri accordi. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.